Benvenuti allo speciale di Lombardia Notizie. Oggi parliamo di sport, di Olimpiadi, dei successi degli atleti italiani, lombardi in particolare, con il sottosegretario allo sport, ai grandi eventi e alle Olimpiadi 2026, Antonio Rossi, pluricampione olimpico. Buongiorno a tutti. Sì, si sono conclusi i Giochi Olimpici, grandissimo entusiasmo, grandissima emozione. Grazie a tutti gli atleti italiani e lombardi che hanno veramente dato un bellissimo esempio ai tanti giovani che vogliono e credono nei valori dello sport e vogliono imitarli. Ci sarà un modo per poterli festeggiare. Il presidente Fontana ha già sentito il presidente Malagò e quindi quando sarà possibile riunirli tutti quanti ci piacerebbe fare una grande festa. Festa che faremo ovviamente con gli atleti che adesso inizieranno a fare i giochi paralimpici, quindi riuniremo tutti gli atleti che hanno partecipato sia alle Olimpiadi che ai Paralimpiadi e vogliamo riunirli per dire grazie per quello che avete fatto. Ma non finisce qui, grazie all'opportunità di avere in casa nel 26 i giochi olimpici invernali, vorremmo iniziare dei programmi anche con la Fondazione Milano Cortina, ma con il CONI, con Sport e Salute, insomma chi sarà i nostri stakeholder, i comuni, l'ufficio scolastico, dei programmi mirati allo sport nelle scuole primarie. Così come andiamo avanti con le varie misure di investimento per i comuni e i vari enti pubblici per l'impiantistica. Lo sport lombardo sta andando fortissimo, quindi l'obiettivo 2026 lo porterà ancora più in alto? Beh, abbiamo una grandissima opportunità, quindi sta a noi, insieme agli altri enti, sfruttare questa occasione. Sarà anche un'occasione per sviluppare lo sport invernale, ma anche in generale più per quella che è la propensione allo sport dei lombardi. Sì, ovviamente i giochi sono i giochi invernali e quindi investiremo anche in strutture nei vari comprensori, non soltanto quelli toccati dalle venues olimpiche, ma questa opportunità di avere i giochi olimpici vuol dire aprire allo sport in generale, quindi anche alle altre federazioni e le altre associazioni sportive e dilettantistiche che fanno veramente tanto quotidianamente per poter sviluppare e crescere la base dello sport. Benissimo, e siamo sotto Ferragosto, un grande augurio allora a tutti i lombardi. Sì, poche grigliate e fate più sport. E con lo speciale di Lombardia Notizie è tutto.